Senz'altro, i fotografi interessati alle bellezze di Roma sono stati molteplici. Il fotografo Alfredo De Giorgi ha lasciato 6.000 negativi stereoscopici su vetro, in parte purtroppo pervenuti fino a noi deteriorati. E quando li apro, chiaramente vedo il nero e il bianco. E dai quali si è ricavata appositamente una scelta di 200 foto, presentata nella convincente mostra del 1985, ordinata per cura della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea. Le fotografie prescelte toccavano le 160, tutte adeguatamente commentate in un ottimo catalogo. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato l'udito così certo e chiaro, sento notti e giorni, grilli e canarini, turbini, martelli. Le foto hanno conservato l'immagine delle zone tra l'esquilino e la voce tenera del mio amato. Barberini, Piazza Colonna, Piazza Venezia, tanto da farci trovare dentro facile portata di obiettivo la vecchia stazione Termini e il Vittoriano in costruzione, o definitivamente compiuto il Palazzetto Venezia. Città e pozze di fango, lunghe spiagge vuote, valli e poi. Ma anche Piazza Montanara con l'omnibus e cavalli, oltre una gamma di riprese riferite alle più diverse espressioni e manifestazioni di vita romana. Era una città ancora a misura d'uomo, che teneva particolarmente al proprio decoro e al benessere degli ospiti, per cui era pure sufficientemente e decorosamente dotata di pubblici water clothes, come tenevano a far notare ed a elencare le buone guide turistiche. Finché si arriva all'anno cardine del 1911, quello dove più batte sia pure in sede rievocativa l'ala della storia e l'orgoglio patriottico, con i nuovi, anche se provvisori, edifici di Piazza d'Armi e a Valle Giulia, il Ponte Flaminio e poi Risorgimento. E la controversa edizione della Reginetta di Roma. Che mi ha dato tanto, mi ha dato il sorriso e mi ha dato il pianto. Poi nel 1919, immediatamente nel dopoguerra, Piazza Venezia verrà letteralmente invasa dai cannoni conquistati agli austro-ungarici. Dai 226.000 abitanti del 1870, i residenti nella capitale avevano passato appena il mezzo milione nel 1909, per toccare nel 1911 i 546.000, nei quali tuttavia andavano compresi ben 72.000 analfabeti, ed era pure l'anno in cui, lo abbiamo appena accennato, Roma e Torino in particolare celebravano solennemente e vistosamente il cinquantenario dell'unità nazionale. Durante quel 1911, ferma restando nel cuore della città l'antica suddivisione in 19 rioni, erano state pure create i primi 15 quartieri, al di là dei quali si stendeva il suburbio, che finiva a sua volta per incontrare i limiti dell'agro, per una superficie totale di 1.285 km². La proprietà fondiaria, costituita dalla nobiltà romana e dalla Chiesa, fu presa subito dalla voglia matta di costruire per i nuovi arrivati, i bizzurri, i piemontesi, e così erano stati coperti di case impietosamente l'Esquilino, Piazza Vittorio e dintorni, il Celio, il Macao, Piazza Indipendenza, la zona dell'ex Villa Ludovisi, l'area dello spontaneo quartiere di San Lorenzo,
e i prati, dove almeno per il momento le servitù militari avevano rimediato una piazza d'armi. Restavano ancora i parioli per le scampagnate, Ponte Milvio per le sponde libertine, l'acqua cetosa e più lontano il Divino Amore, gli inevitabili castelli, le località marine senza alcun timore di malaria e di febbre romana. Nei confronti della capitale stessa, del resto, la natura non si era mostrata eccessivamente avara. Con orgoglio si riscontrava che nel 1906 la città aveva avuto soltanto 102 giorni di pioggia e 72 nuvolosi contro i 191 pienamente sereni.